Si è tenuta nel pomeriggio di domenica 1 settembre presso l'Hotel Serenella di Agropoli la presentazione del roster e dello staff della New Basket Agropoli, la squadra di basket cittadina al secondo anno di attività, reduce dalla vittoria della Coppa Campania, si prepara a disputare la stagione 2019-2020 nel campionato di Serie C Gold da protagonista. Con gli amici ci siamo compattati, abbiamo allargato il gruppo dirigenziale, abbiamo fatto tanti cambiamenti, mi aspetto di fare bene, di divertirci e di fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo un nuovo marchio, abbiamo un nuovo coach, abbiamo nuovi giocatori, abbiamo un roster completamente rivisitato, rivisto, due persone per ogni ruolo. Penso che faremo bene, questo è l'importante. Mi aspetto molto perché tutti i ragazzi che abbiamo scelto per essere funzionali al nostro tipo di pallacanestro, quindi diciamo che questo la società è stata presente, attenta, è stata precisa, ci ha soddisfatto in tutto come staff tecnico in quello che volevamo, quindi ci sta mettendo in condizioni di poter fare un lavoro ottimo. È normale che poi sta il campo a definire dei parametri e dei valori, però diciamo, le condizioni ci sono tutte, cioè, già da stasera si vede l'entusiasmo che c'è, di questo non sono contentissimo. Queste manifestazioni ci riempiono il cuore, perché è un segnale che la città è viva. Noi diamo sostegno a tutte queste iniziative perché la sensazione che ci sia qualche cosa che si evolve, qualcosa che funziona. L'anno scorso la New Basket Agropoli per poco non ha raggiunto il sogno della promozione. Io credo che quest'anno la nostra società sia rafforzata, abbia potenziato la sua organizzazione, quindi credo sia pronta a fare il salto. Naturalmente ce lo auguriamo, faremo il tifo per loro ogni domenica, cercando di sostenere dal pubblico, ma standogli anche vicino, perché assolutamente lo merito. Quindi a loro assolutamente un in bocca al lupo, al mister Lepre, che diciamo rappresenta la storia di Agropoli anche nel basket, insomma, Natale Passo, del presidente, a tutto il suo staff e la sua organizzazione, facciamo veramente un in bocca al lupo perché sia una stagione che alla fine ci veda vincitori. Noi ce lo auguriamo, insomma, e penso che l'obiettivo Serie B sia raggiungibile, e ci auguriamo veramente che si arrivi a fine stagione a festeggiare. Questo lo staff e il roster al completo. Il presidente Natale Passaro, il coach Franco Lepre, l'assistente coach Fabrizio Rosolino, il preparatore atletico Antonio Moliterno, il terapista Walter Guida. Per quanto riguarda il roster, Luigi Borrelli, Antonio Lepre, Obiekve Sam Kingsley, Arturo Farese, Domatas Simatis, Alessandro Ballantini, Alete Ferretti, Luca Gazzineo, Aseo Popov, Stefan Pekovic. Gli aggregati invece agli allenamenti sono Amedeo Norci, Antonio Spinelli, Enrico Palma, Giovanni De Marco.